Nonostante siano solo le 6:23, sono già in ritardo, quindi lasciatemi finire di preparare, parto e vi racconto tutto. A dopo. Ragazzi, problemi. Come vedete sono ancora al camper, sono le 7:30 quasi, sono qui dalle 6:20 come vi ho detto prima. Oggi avevo l'appuntamento da Tony Balestre a Nichelino, vicino Torino, per fare sia le balestre ma anche i freni. Indovinate un po', il camper è bloccato qua, coi freni bloccati dietro. Ce l'ho dal 2006, non ho mai avuto problemi nei freni, li ho sempre fatti anche controllare. Adesso era un po' che non li feci controllare, avevo l'appuntamento per i freni e il camper è inchiodato, come se fosse il freno a mano sempre tirato. Non riesco a tirarlo fuori, non riesco a contattare nessuno perché è ancora prestissimo, non so se chiamarlaci. Sono veramente incazzato, adesso devo aspettare le 8 per chiamare Tony Balestre per spostare di nuovo l'appuntamento, perché l'ho già spostato una volta perché lunedì non potevo prendere ferie e cerco di risolvere, vi faccio sapere, però questa è proprio iella nera, non so che cazzo fare. Mi sono infilato sotto al camper a vedere se c'era il cavo del freno a mano tirato, bloccato o no, quello sembra funzionare, sembrano proprio le ganasce incollate ai tamburi, non lo so, a dopo. Sono un po' nervoso, si sente dalla voce, penso. Ciao ragazzi. Va bene, devo solo riuscire a calmarmi un po', far scendere un po' la tensione, ma sono riuscito a sbloccarlo e sto partendo. Sono le 7:42, Tony Balestre mi stava aspettando per le 8, ma tra poco mi fermo da qualche parte e gli telefono, lo avviso che sto arrivando con almeno un paio d'ore di ritardo. Speriamo riescano a farmi tutti i lavori entro oggi. Mamma mia che giornata, parte già in maniera faticosa, in più sono lercio da far schifo perché mi sono infilato sotto il camper e non ero vestito da lavoro, ovviamente. Vabbè, adesso guido, taccio e vado direzione Nichelino. E nonostante i problemi di questa mattina sono finalmente arrivato a Borgoro, mi mancano poco più di 20 km per raggiungere Tony Balestre dove farò i lavori di manutenzione al mio mitico Puffo Burlone. Sono all'autogrill, mi devo prendere un caffè anche se ormai mi sono un po' rilassato dai problemi di partenza di questa mattina, ma vi volevo dire anche cosa vado a fare da Tony Balestre, il nome del meccanico di dare anche un suggerimento. Comunque sì, sto andando a far rifare le balestre del camper e anche tutto l'impianto frenante, che proprio l'impianto frenante è quello che mi ha fregato questa mattina. Ma è possibile che prenoti per andare a far rifare l'impianto frenante per mettere in sicurezza tutto il mezzo e proprio la mattina che devi andare dal meccanico ti molla l'impianto frenante, che dal 2006 ha sempre funzionato con le dovute manutenzioni, cambio delle pastiglie eccetera eccetera, ma vabbè, è andata così. Meno male che si è risolta, sto andando, vado a prendere un caffè e riparto, a dopo. Mantieni la destra, entra in via Lando Conti, poi svolta a sinistra per rimanere su via Santi Ferdinando. Poi la tua destinazione si troverà sulla destra. La prima senza freno a mano. Come avete visto sono arrivato da Tony Balestre, il Puffo è lì dietro di me già sopra il ponte, hanno già cominciato a smontare le balestre posteriori e mi hanno detto non ti preoccupare, te lo mettiamo come nuovo. E mi fido di loro, sembrano tutti super gentili e nonostante sia arrivato in ritardo si sono messi subito all'opera. E niente, oggi dovrò farmi passare la giornata qui in questa zona industriale,
non so neanche dove pranzerò perché non mi sono portato niente, e vabbè, il giorno dopo vi faccio vedere un po' di lavori e magari se uno di loro poi ha voglia di raccontarci cosa ha fatto per sistemare le mie balestre e i miei freni, ve lo faccio raccontare da loro, che sicuramente me lo spiegherà molto meglio di come possa fare io. Quindi con calma vi racconto tutto, a dopo. Vado a prenderti queste due staffe qua, questa qua e questa qua. Dopodiché ti vado a metterti questa foglia qua, okay. Quindi la devo adattare su una terza qua. Quindi questa qua è la madre, la seconda, la metterò qui la terza. Dopodiché, questi qua sono i due balestroni che vado ad alzarti di un centimetro o due più o meno, così il veicolo non si alza troppo, ma lo alziamo un pochettino. Poi ti vado a fare, te vado a, scaldare tutte quante, ti faccio un trattamento termico. In secondo luogo, vado a poi darti una centina a tutte quante che può più va bene, ti cambio il simbolo, questo qua, che comunque è distrutto, le boccole dietro si rimbrotta, le vediamo dopo, quindi col passare qui due minuti le guardiamo, e nulla. Vado a scaldare tutte quante, verso per la porta del centro, a 100 gradi, poco di ketchup andiamo a bagnare sempre a spruzzo, quindi non la gettata fissa, così vediamo di nuovo la sua centro originale, quindi il trattamento suo originale, sorta di temperatura seconda. Okay. Avevo così la centrale nel corso di anni piene, con la foglia di rinforzo che era pronta. Quindi veramente bene. Per me no, ti do anche la frica lì. Dopodiché dopo guardiamo questi insieme qua che sono questi qua in bronzo. Quindi vediamo se muovo però, se si muove ce la facciamo, se no lasciamo i suoi che tanto. È mezzogiorno, giustamente i ragazzi di Tony Balestre sono andati a farsi la loro meritata pausa pranzo e il titolare mi ha gentilmente accompagnato in centro Nichelino. Sono di fronte al castello di Nichelino che sto passeggiando, ma più che altro per andare a cercare anch'io di procacciarmi del cibo, un panino in un bar da qualche parte e poi con calma un paio di chilometri a piedi e torno da Tony Balestre a vedere come procedono i lavori. Dall'una e mezza riaprono e quindi vi farò vedere cosa combinano al mio camper. A dopo. No, non state impazzendo, non siete saltati per sbaglio in uno dei miei video della Sicilia in van, ma sono comunque Nichelino, come vi dicevo prima, e sto mangiando il famoso arancino di Nichelino. Buon appetito. Arancino mangiato, birretta bevuta, mi sono preso anche un caffettino al bar qui del parco e niente, ora si cammina 2 km 200 metri e sono di nuovo da Tony Balestre. A dopo. Questo qui sarebbe da recuperare e restaurare completamente, per chi ne ha spazio, tempo e capacità. Che bomba, peccato sia così abbandonato. Non è una gran zona questa, sono quasi arrivato. One eternity later. Ore 19 e sto lasciando Tony Balestre. Ci sono stati dei problemi, alle 4:30 avremmo potuto finire, c'è stato un problema
sull'impianto frenante, che comunque i ragazzi hanno risolto, hanno tribolato fino adesso, sono stati lì a lavorare per me. E adesso vado a prendere la Simo, che dobbiamo andare in Monferrato, e vi racconto poi tutto dopo, vi faccio il resoconto finale, adesso non è il momento. Ciao, a dopo. Ciao, sei arrivato in contemporanea, ma molto tardi. Molto molto tardi. Sei pronta? Sì. Avete visto, ho recuperato la Simo e adesso andiamo a Cellamonte. Il navigatore ci dice 82 km al passo del Puffo, quindi non lo so, un'ora e mezza e siamo là. E reso conto della giornata, di tutto quello che avete visto, lavori, quello che devo ancora fare sul Puffo, ve lo farò poi, magari domattina, a mente fresca. Stasera ce la godiamo, stiamo tranquilli e beviamo una bottiglia di vino, una a testa. A dopo, buonanotte. The next morning. Come avete visto dalle clip precedenti, ho fatto fare una manutenzione super alle balestre del Puffo Burlone, che poverino, lui ha 46 anni, io ce l'ho dal 2006 e non avevo mai fatto fare un lavoro del genere. Ormai le balestre erano piatte come questo tavolo e quindi per rimetterlo in sicurezza ho dovuto e ho voluto fare questo lavoro. Mi sono affidato a Tony Balestre perché tutti me l'avevano consigliato e non posso far altro che consigliarlo anch'io, anche se abbiamo avuto un po' di problemi sulla questione impianto frenante, che era la seconda parte di lavori che avrei voluto fare, ma non per colpa loro, perché c'è stato un problema smontandolo. Avendo 46 anni, si è rotto un collettore che non si riusciva più a ritrovare. Loro si sono comunque messi sotto alla grande e hanno lavorato fino alle 7 di sera, nonostante fosse venerdì, per risolvermi il problema e rimandarmi a casa in sicurezza. E infatti hanno risolto, e vorrei ringraziare innanzitutto Lorenzo, penso si chiami così, che si è preso cura delle mie balestre, ha fatto un ottimo lavoro, le ha tirate giù, le ha smontate tutte le lastre, le ha ricentinate, gli ha fatto una sorta di tempra col cannello, le ha rimontate, riverniciate, e adesso a guidarlo, ieri che ho fatto sti 100 km per arrivare qui a Cellamonte, la differenza si sente. Anche prima con i dossi, quando prendevo i dossi nei paesi, iniziava a ondeggiare per un po', prendeva dei colpi perché andava a fondo corsa, e adesso la guida è diventata molto più piacevole. E niente, questo è il riassunto dei lavori di ieri. Spero che anche questo video vi sia piaciuto, sia stato interessante. Se avete bisogno di fare dei lavori alle vostre balestre, posso sicuramente consigliarvi Tony Balestre a Nichelino. Non è una sponsorizzata, ho pagato quel che dovevo pagare, e anche parlando di prezzi non ho termini di paragone, perché appunto non avendo mai fatto lavori del genere, non conoscendo altri che facciano lavori del genere, però con tutto il lavoro che c'è dietro, secondo me il prezzo è adeguato. Loro sono comunque gentilissimi, ti spiegano bene quello che c'è da fare, ti consigliano, e quindi andate da Tony Balestre se dovete far sistemare i vostri camper e volete viaggiare in sicurezza. Perciò al prossimo video e buona giornata a tutti.